Le sono piovute addosso accuse, ripicche, slanci di affetto e manifestazioni di solidarietà, mentre tutti le saltavano addosso come a una nobile decaduta. La carica di più di 1.300 creditori l'ha portata in tribunale per cercare di recuperare almeno parte dei milioni di euro accumulati per anni sulla fiducia. I circa 800 lavoratori le sono rimasti a fianco nonostante tutto, nonostante i cortei, gli scioperi, le proteste. Vicini alle fornaci che l'avevano fatta grande dal 1908, vicini nel tracollo economico che l'ha portata a perdere 260 milioni di euro in un anno. La storia della RDB sembrava terminata il 28 giugno dello scorso anno, quando era stato annunciato l'ingresso del colosso dell'edilizia in amministrazione straordinaria. Stamattina, dopo mesi di limbo di attesa, una prima svolta. L'avvocato milanese Giorgio Zanetti, uno dei tre commissari giudiziali nominati dal Tribunale di Piacenza, oggi pomeriggio ha rotto il silenzio, annunciando un finanziamento ministeriale straordinario da 25 milioni di euro, al termine di due confronti con le organizzazioni sindacali in via dell'edilizia Pontenure e in provincia. Un'iniezione tanto vitale quanto insperata, che potrebbe dare i suoi frutti già a maggio per cercare di rimettere in piedi la botte di Piacenza. Per i creditori, invece, ancora nessuna notizia. Le udienze in tribunale per l'analisi dello stato passivo si chiuderanno a marzo. Tutto il settore dell'indotto, circa 200 fornitori di RDB, si trova ancora su un binario morto, lo stesso in cui giace l'edilizia piacentina ormai in ginocchio, con 1.100 addetti persi in 3 anni. Il colpo di coda della RDB ora dà qualche speranza in più.